Bentrovati amici del Festival della Chitarra Mottola Italy. Tra poco inizierà la puntata del documentario dedicato alla liuteria dal titolo Da chitarrista a liutaio, a cura del maestro Leonardo De Gregorio. Ambientato nel suo laboratorio, l'autore ci racconterà i suoi inizi, le ricerche e i segreti per una chitarra ideale. Buona visione dal Mottola Festival! Nel 2000 mi diplomo in chitarra classica al Conservatorio dell'Aquila e proprio da quell'anno inizia la mia storia di liutaio, proprio perché casualmente mi ritrovo un libro di liuteria in mano e quel libro, che inizialmente doveva essere una semplice lettura, diventa improvvisamente una passione immensa, preso dalla curiosità, probabilmente perché mio padre negli anni mi aveva trasmesso la passione per la liuteria. Mio padre costruiva per hobby flauti rinascimentali e traversi di legno. Io, diplomato in chitarra classica, ho unito le due esperienze, le due passioni, e è nato questo forte interesse verso la liuteria. Inizialmente per gioco, per curiosità, dopodiché ho detto: perché non provare a costruire una chitarra per me, un po' come probabilmente fanno tutti, con due attrezzature, due scalpelli, due lime, un po' di carta vetrata, dentro una stanza di 2 metri quadrati, al secondo piano a Roma. Ho iniziato
con l'aiuto di questo libro a costruire la mia prima chitarra. E ovviamente è stato un mezzo disastro, perché non avevo minimamente le basi, la tecnica per poter affrontare da solo un'esperienza del genere. Mi sarebbe sempre piaciuto partecipare a qualche corso, fare qualche scuola, ma insomma è andata così. Devo dire che la vicinanza con molti liutai mi è stata comunque utile. Non smetterò mai di ringraziare due figure fondamentali, Filippo Avignonesi e il maestro Antonio Scandurra, che mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno dato molte dritte, molti consigli, anche qualche breve lezione. Queste due figure per me sono state fondamentali, proprio perché non ho avuto altro modo di imparare il mestiere. Filippo Avignonesi, un bravissimo liutaio che oggi, proprio perché è una persona così ricca di passioni e talentuosa, adesso fa altro nella vita, è diventato un famoso e bravissimo ballerino di tango, però mi ha trasmesso delle conoscenze importanti, molte tecniche, molti trucchetti del mestiere, e mentre Scandurra, dall'alto della sua esperienza, con lui ho approfondito alcune tecniche come la verniciatura, alcuni incollaggi importanti, e come dicevo, la voglia di costruire uno strumento per me. Perché? Perché 20 anni fa, ormai sono passati 20 anni, lo strumento dei miei sogni non esisteva. Non esisteva, e quello che un po' ingenuamente ho pensato all'inizio, ho detto: ah, ci voglio provare io a costruire lo strumento dei miei sogni. Ovviamente sono passati 20 anni, forse adesso posso dire di essermici avvicinato. Lo strumento dei miei sogni è uno strumento che in qualche modo rispecchia quello del passato, la tradizione, quindi la bellezza estetica, la semplicità e la timbrica deve essere comunque quella di una chitarra classica. A questo però unito magari uno strumento più moderno, come alcune caratteristiche quali il volume, la proiezione soprattutto, più che volume, e soprattutto la facilità di esecuzione. Questo è un aspetto che probabilmente sono riuscito a sviluppare in maniera approfondita, proprio perché essendo stato chitarrista sono caratteristiche di cui mi rendevo particolarmente conto, cioè lo strumento agile, lo strumento pronto che rispondesse rapidamente all'impulso del tocco.
differenza di quello che molti miei colleghi probabilmente hanno fatto all'inizio dei loro percorsi, io non ho iniziato a copiare strumenti originali, strumenti copie di Torres, di Hauser e altri ludai importanti, ma non perché non mi andassi o non pensassi che fosse importante, perché da principiante, da persona che non era assolutamente dentro al... o aiutata in qualche modo in questo percorso, mi sono semplicemente lasciato guidare da quello che erano i miei gusti musicali, i miei gusti e la mia percezione del suono, no? I miei gusti da chitarrista, qual ero. Quindi i chitarristi che ascoltavo di più erano David Russell, Barrué, Goldu Assad, Tillman Opstok, tutti chitarristi che più o meno usavano un tipo di chitarra molto simile. Quindi ho iniziato a capire quali chitarre fossero, ho iniziato a studiare, a cercare informazioni e insomma ho scoperto che quel tipo di strumento si rispecchiava molto il mio stile, il mio gusto musicale. Mi riferisco alle double top, che sono un progetto moderno, di strumento moderno, anche se ormai parliamo di forse 30 anni e più di storia di questi progetti. Il primo a utilizzare il double top fu Matthias Dammann insieme a Gernot Wagner, due liutai tedeschi che hanno sviluppato questo progetto, che consiste in una doppia tavola armonica o in una tavola armonica costruita a più strati. Il senso, in poche parole, è quello di alleggerire e di renderla elastica e resistente al punto giusto. Io ho iniziato a sviluppare immediatamente questo progetto, anche se prima di metterlo in pratica sono passati diversi anni. Quindi l'inizio è stato ispirato da liutai più tradizionali, ma con un occhio subito a questi progetti più moderni. Ovviamente il fatto di essermi diplomato in chitarra io credo che mi abbia aiutato tanto, mentre da un lato il mio percorso è stato un po' lento, no? Perché da autodidatta la tecnica dell'ebanisteria non è stato facile apprendere. Dall'altro lato il fatto di essere stato chitarrista ed essere stato anche un fissato di alcune cose come il suono, la pulizia del suono, la facilità con cui il suono deve uscire da uno strumento, questi sono aspetti che credo di essere stato molto avvantaggiato, no? Finire uno strumento e poterlo immediatamente testare, provare e decidere se per me fosse buono o meno quello strumento e quindi capire dove poter intervenire, questo è stato un grande vantaggio.
giusta. Quindi in pochi anni è bastato poco per me capire che il mio mondo non era più quello del concertismo o dell'insegnamento, ma era diventato la liuteria. Questo perché? Perché probabilmente ricalca molto il nostro carattere, no? Il nostro modo di essere. Fare il concertista soprattutto ti mette di fronte a delle emozioni fortissime, no? Mettersi in gioco, mettersi davanti a un pubblico, su un palco, e questo non mi sentivo io totalmente in grado di fare un percorso del genere. Ogni volta studiare ore, giorni, settimane, mesi, era una fatica emotiva non indifferente. E mentre costruire vuol dire stare magari da solo dentro il laboratorio, laboratorio che magari è in campagna, quindi affrontare una vita in maniera molto più semplice, più lenta, imparare a lavorare lentamente, a gustarti ogni piccolo gesto, ogni piccolo momento. Quindi nell'arco di 2-3 anni dall'essere chitarrista sono diventato liutaio.